Salve a tutti amici e amiche, sono sempre io Melpiciano e Gloria e bentornati in questo nuovo video. Che cosa andremo a fare oggi? Era da tanto che volevo farlo e ve l'avevo anche accennato tra parentesi. Sì, perdonate la mia felpa, ma non l'avevo ancora mai messa dato che me l'hanno regalata e... Allora, ragazzi, bambini e bambine, questa ragazza qui, io spero non me lo censurino, ma vabbè, questa ragazza qui ha appena mangiato del cibo molto caldo e dato che comunque sia il cibo era bollente, gli ha fatto male alla lingua, l'ha sputato ed è rimasta così. Quindi non vi preoccupate, va tutto bene, è solo cibo caldo. A parte questo, oggi finalmente, come avrete potuto leggere dal titolo, voglio sperimentare qualcosa di figo. Ho visto che un sacco di youtuber da tanto tempo stanno facendo questa roba e ho detto voglio provarla però a modo mio, perché Pinterest mi dà delle idee fantastiche. Pinterest, se non lo conoscete, è una piattaforma di praticamente disegni o comunque foto, insomma di arte meravigliosa. Pinterest c'ha tutto, è un sito fantastico sinceramente, perché io ci ho sempre trovato un sacco di cose e mi ha fatto venire l'idea di prendere praticamente questo, che per chi non lo conosce non sa cos'è, è distruggi questo diario. E in cosa consiste? Praticamente, tipo, ci sono delle pagine con scritto cose molto molto fighe, tipo lega questo diario a una corda e portalo in giro. Ok, io però non ho intenzione di distruggerlo, ok? Io ho intenzione di renderlo artistico. Per esempio, avevo visto che su Pinterest c'era gente che aveva fatto delle creazioni con le pagine o addirittura anche proprio con la copertina. Quindi andremo a fare quello che ci dice il diario, ma a modo nostro, in maniera artistica, senza distruggerlo troppo. Ho preparato anche qui acqua, colori e quant'altro perché ne avremo veramente bisogno. Sì, io sfoglierò così. Scelgo una pagina a caso che viene fuori e lo renderemo insieme artistico. Cominciamo subito. Ed eccoci qua ragazzi. Allora, qui con tanto di acqua pulita in caso dovremmo dipingere qualcosa, cosa molto probabile. Qui c'è la mia tastiera, ma lasciate perdere. Quindi niente, ci accontenteremo così. Scusate per le mie mani che sono tutte zozzate, ma ieri ho dipinto e quindi... Sì. Io direi di cominciare subito. Ho molta paura di ciò che potrà venire fuori, ma allo stesso tempo sono molto felice. Vediamo cosa uscirà fuori. Facciamo questa. Write carelessly now. Ok, devo praticamente scrivere in maniera carina, dolce e gentile. Ma io non sono capace, raga. Cioè, io scrivo malissimo. Sì, allora, innanzitutto prendiamo... Allora, io direi di cominciare con la penna nera. Il problema è che io, raga, scrivo male. Poi che cosa vogliamo scrivere? Voglio cercare qualche quota carina. Visto che sono sempre in tema My Little Pony, direi di cercare qualcosa di inerente appunto a My Little Pony. Oh, questa è perfetta, quella di Rainbow Dash è perfetta, però invece che scriverla col nero mi sento di scriverla col blu, assolutamente sì. Scriveremo ovviamente It needs to be about 20% cooler. Ok, questa era la prima scrittina che purtroppo mi dispiace, ma anche la penna stava praticamente finendo. La prima scritta ci sta, voto 10. Questa è la nostra prima scritta. Qui ci dovremmo scrivere altre 700 triliardi di cose. Infatti adesso ci stavo pensando, magari ci potrei scrivere qualcosa di figo. Non lo so. Facciamo così, scrivetemi sui commenti che cosa ci potrei scrivere qui, anzi scriverò anche i vostri nomi magari o semplicemente anche una frase che vi piace tantissimo e la metterò qui. E poi nel prossimo video di Distruggi questo diario lo vedremo insieme, che ne dite? Credo che sia la scelta migliore. Perfetto, tanto la pagina la ricercherò comunque sia perché lo sfoglierò tantissimo. Io in generale lo sfoglio un botto questo così, non mi piace troppo. Ok, facciamo la prossima pagina e facciamo questo. Stain log. Ah, qui bisogna praticamente versare delle macchie. Macchie di qualcosa. Che cosa ci potremmo far gocciare? Allora, io penso che ci farei gocciare sicuramente del caffè, perché è la prima cosa che mi viene in mente. Ok, ce l'ho. Ci farò versare tutte cosine sopra e poi ci scriverò praticamente che cosa sono. Ad esempio possiamo cominciare con l'acqua che ho qui, però voglio prendere un colore per farlo sembrare anche più carino. Ok, ci metto sotto qualcosa perché non vorrei che si distruggesse tutto il diario, perché appunto i liquidi sono mortali per la carta. Allora.
Bene, perfetto. Si è praticamente già distrutto tutto il diario perché adesso si comincerà a piegare. E bisognerebbe aspettare che si asciughi prima che io vada a prendere il caffè, per il semplice motivo che se lo chiudo probabilmente esplode questo coso e si rovina. Quindi dovremmo dargli aria, oppure ci posso provare a appoggiare sopra qualcosa, ma non so se... Ah! Ecco, appunto, dicevo. Ma si è gocciato tutto sotto. Tempo necessario di prendere il caffè? Per favore, pagina. Perché ci mettono tanto ad asciugarsi? Poi questo diario... Ok. Ce la fai a restare fermo così, ti prego. Una goccina di caffè. Ah. No, ti prego, non scendere. Ok. Questo tra l'altro è caffè con un po' di latte. Perché io non riesco a berlo senza... Dai, scaldati! Cioè, scaldati, asciugati! Veloce, asciugati! Oh mio Dio! Bene, e ora voi direte che cos'altro ci potremmo versare lì? Per vostra fortuna ho trovato un mandarino e direi che posso spruzzettarlo un pochettino qui. Certo, mi ci vorrà un po' per aprirlo. Ok, forse ho trovato qualcosa per farlo bagnicchiare un po'. Oh mio Dio! Avrà un profumo fantastico. Tra caffè e mandarino, guardate, non so, no, che è rimasto il pelucco. Ok, perfetto. Sì, forse dovrebbe essere più macchia, secondo voi? Non lo so. La prossima cavia da laboratorio sarà l'estate al limone. Il problema, ragazzi, è che non so assolutamente come versarcelo. Oh mio Dio. Ah, funziona però. Ah. Che bello, per ora quella più bella tanto rimane quella fatta con i colori. Oserei dire che per ora basta così, per il semplice motivo che a queste si devono asciugare innanzitutto, altrimenti non si può girare la pagina. Quindi direi per queste basta così e pensavo di cerchiarle e di scriverci che cosa sono. Questo intanto qui dietro come stanno? Madonna, meno male che... No! È passato sotto comunque, no. Allora, questa un po' si è asciugata, quindi direi che posso scrivercelo. Che cosa diciamo che è questo colore e basta? Possiamo scrivere semplicemente che è colore paint. Bellissimo, fantastico. Ora quando si asciugheranno queste farò la stessa cosa. Ok, un po' si dovrebbero essere asciugate, quindi adesso proverò a scrivere sotto che cosa sono. Come si dice mandarino in inglese? No, aspettate, lo devo cercare perché mi sta prendendo il dubbio. Tangerine! Ma quando mai nella vita dovevo sapere che si chiamava tangerine? Che poi perché sto scrivendo in... Ah, già, sto scrivendo in inglese perché questo è in inglese, fantastico. Ma scriviamo mandarino. Perfetto. Mi sta prendendo il dubbio, si scrive così? Sì, si scrive così, vero? Un popolare opinion, estate al limone è meglio di quella alla pesca, mi dispiace, quella alla pesca fa schifo. Ora non so se si attaccherà o se si è asciugato abbastanza bene, io spero veramente di sì perché qua rimangono ancora un po' di pelucchi, ma spero che non succeda nulla. Più che altro sapete qual è il punto, non voglio lasciare questa pagina vuota, quindi pensavo di farci qualcosa, tipo di disegnarci, non lo so. Ho trovato qualcosa di perfetto da attaccarci, ovvero Kate Blanchett, cioè che c'è di meglio di Kate Blanchett da attaccare al proprio distruggi questo diario, ragazzi, dai. Ma poi che gnocca, ma... Mettiamo la colla nella nostra magnifica pagina. Cerchiamo di farlo aderire per bene qui. Poi spingiamo. Tada! Questo è il risultato con la nostra bellissima Kate Blanchett. Queste sono ormai asciutte, ma questa no, madonna. Ci vorrà un bel po', secondo me, prima che si asciughi. Metto intanto queste qui, almeno non si toccano le pagine e sto più tranquilla. E direi di andare a fare questa. Make a paper chain. Che cosa vuol dire? Come si... Ah, devo ritagliare questi cosi e farci la catena di... Oh, quelle che si facevano tipo all'asilo, fantastico. Per questo mi serviranno anche un po' per forza le forbici, quindi direi di prendere le forbici. Mi è già venuta un'idea su come farlo, il problema è che ci vorrà un bel po'. Ora vediamo se viene via facendo così.
Non so se infatti non è stata una buona idea, fantastico. Abbiamo delle catene in meno. E ho già un'idea su come fare questi cosi qui. Direi che prima li andiamo a colorare. Non so esattamente bene come colorarli, però direi di fargli dei motivi un po' particolari. E già che ci siamo, facciamo asciugare meglio quella pagina e li andiamo a colorare. Non so come colorarli, penso o li faccio monocolore direttamente o non ne ho la più pallida idea. Magari gli mettiamo dei motivi carini, qualcosa di super cute. Ma che carini questi cerchietti. Perfetto, e ora andiamo con il pois. Perfetto, e questo è il primo. E adesso direi che vado a colorare gli altri e ci rivediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, sono tornata e questo è il risultato finale. Allora, non sapevo che non ce l'avrei fatta a colorarli tutti perché sarebbe stato troppo lungo e troppo complicato e poi non mi sarebbero venuti bene, come potete vedere. Quindi ho deciso di attaccarci sopra i miei washi tape, che ne sono piena, quindi ho detto ma sì dai, sono così belli, perché non farci una catena di carta. Quindi adesso ciò che dobbiamo fare è andare a ritagliare tutta questa parte di carta e creare una catena. Io spero venga decentemente, anche se ho forti dubbi a riguardo. No, adesso vi voglio mostrare un attimo la situazione. Che c'è? Ma cosa c'è? Vuoi uscire? Ah, madonna mia. Vai, esci. Sì, ma sbrigati o ti acciacco la coda. Mamma mia. Perfetto, questi sono i nostri nastrini che adesso andremo a legare tipo così, mi sembra. Non so quanto verranno grandi, è molto più sicuro usare lo scotch, perché con la colla non so se reggeranno per molto. Piccolo anellino. Tada! E questo è il risultato. Ragazzi, mi sono divertita tantissimo e mi piace tantissimo. Cioè, raga, dovrei farli più spesso, è bellissimo. Il problema è capire... Magari potrei attaccarlo tipo qui sopra. Non sarebbe male come idea. Ah, ovviamente andrà schiacciato, ve lo dico, ragazzi, ma purtroppo non si può fare altrimenti. Anche perché non ho idea di come altro poterlo attaccare sulla pagina. Quindi si schiaccerà un bel pochino, credo. Tadan, attaccato e pronto all'uso. Cioè raga, guardate che carino, è bellissimo. Certo, non so come richiuderlo adesso questo libro, credo che lo schiaccerò perché non c'è altro modo. Cioè, ma cosa? Allora, non so che fine farà questo libro schiacciato, ma non ho alternativa, tanto se si dovesse rompere potrò sempre usare lo scotch, quindi non vi preoccupate. Oh, ehi, cioè è venuta benissimo raga, mi piace un sacco. È fantastico, davvero fantastico. E niente, lo lasciamo così a questo punto. Che bello, raga, fantastico. Beh, dopo questo meraviglioso esperimento direi che si può terminare qui. Comunque,
Questa per ora è una delle pagine che mi piace di più e questa è quella che mi è venuta meglio secondo me. E per quanto riguarda quella dei nomi, adesso non so dove si trovi, ma la ritroverò guardando anche il video e scriverò, aspettate che la, eccola, potrò scrivere tante cosine, magari voi mi scrivete nei commenti cosa volete che io ci scriva, anche il vostro nome, così almeno è proprio una cosa più carina. E sì, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questi video molto creativi e molto carini. Quanto è bello, raga, lo dirò all'infinito, è bellissimo, adesso non mi si chiude il libro, però spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se ne volete subito un altro episodio, fatemelo sapere ovviamente sotto nei commenti e noi ci rivediamo al prossimo Distruggi questo diario. Ciao ragazzi!